Buongiorno, benvenuti a questa seconda videopillola dedicata al pianoforte nel Novecento. E oggi vi presenterò una composizione di Anton Webern, Le variazioni per pianoforte, opera 27. Anton Webern fu un compositore nato nel 1883 e morto nel 1945, che fu molto vicino ad Arnold Schoenberg, del quale per un periodo fu anche allievo. Schoenberg, oltre che uno straordinario compositore, fu uno straordinario didatta e i suoi allievi dobbiamo proprio pensarli come figure che partono dal contatto con lui e dal suo insegnamento per sviluppare proprio le loro personalità indipendenti ed autonome. E i suoi allievi stessi sono poi diventati punto di riferimento assoluto per la musica del Novecento, e Anton Webern ne è un caso. Tanto che spesso si parla di con una formula di Schoenberg e dei suoi allievi, in particolare di Schoenberg, Webern e Alban Berg, si parla della scuola di Vienna, di Wiener Schule. E Webern, appunto, fu allievo per un periodo di Schoenberg e come lui applicò la tecnica di composizione con i 12 suoni alle proprie composizioni dagli anni 20 in poi. Ho detto la volta scorsa che la tecnica di composizione con i 12 suoni è quel modo di organizzare appunto i suoni attraverso il quale Schoenberg risolve quell'impasse nel quale si trovava che gli faceva avvertire come inadeguato a lui e agli altri, molti altri compositori del suo tempo, il linguaggio musicale che egli stesso aveva ereditato. Io adesso non dirò molto su questa tecnica, ma proporrò l'ascolto del primo dei brani dell'Opera 27, di qui a pochissimi minuti. Non dirò però molto di questa tecnica neanche dopo l'esecuzione, perché rischierei di darne un'immagine distorta. Laddove, come dicevo, noi dobbiamo pensare alla tecnica come dei 12 suoni, dodecafonia in italiano, anche se Schoenberg non usa questo termine. Dodecafonia è un termine italiano che aveva un altro senso e poi passa nelle altre lingue, mentre in tedesco rimane Zweltonmusik oppure Zweltontechnik. Dicevo, Schoenberg pensa a questa tecnica appunto come un mezzo per risolvere alcuni dei problemi nei quali si trovava e riuscire a continuare a scrivere brani di grande dimensione. Quindi non dobbiamo pensare a una tecnica che si esaurisce in se stessa, ha questa funzionalità. Ma questa funzionalità è anche di un altro ordine. Schoenberg, infatti, dichiara che la tecnica di composizione con i 12 suoni ha come obiettivo la comprensibilità, laddove poi la comprensibilità è la soddisfazione dell'intelletto e dell'emozione. E a questo punto dobbiamo anche pensare che l'idea stessa del comporre, della composizione, per Schoenberg è fortemente legata a una componente di espressione ed espressività. Lo dice tra il 1909 e il 1911 nel suo Trattato di Armonia, quando appunto dice all'artista è sufficiente aver espresso se stesso, dire ciò che sentiva doveva essere detto. E allo stesso tempo lo dirà anche in tarda età, a 75 anni, dirà qualcosa del genere. Perché i compositori scrivono continuano a scrivere in tarda età perché evidentemente sentono di avere delle cose da dire, sentono di dover dire qualcosa. Ecco, questa componente espressiva è da tenere presente proprio per evitare di pensare e di farsi poi un'idea riduttiva della tecnica di composizione con i 12 suoni. Detto questo, passerei subito a proporvi l'ascolto del primo dei tre brani che compongono Le variazioni opera 27 di Webern, brani composti, realizzati, scritti nel 1936. Il primo brano non ha un titolo, come neanche gli altri, semplicemente Zermesi. Buon ascolto.
Era il primo brano delle Variazioni opera 27 di Anton Webern, brano che, come l'intera composizione, è basato sulla tecnica di composizione con i 12 suoni. Di questa tecnica io non voglio dire molto perché rischierei di darne un'immagine riduttiva. In poche parole sembrerebbe, come dire, una cosa quasi elementare, laddove invece è una tecnica la cui realizzazione è assai complessa, però posso ricordarne il principio di base. Schoenberg, infatti, propone l'idea di basare la composizione su una successione dei 12 suoni che si hanno a disposizione. Quali sono questi 12 suoni? Beh, se noi prendiamo sul pianoforte due tasti che indicano due note con lo stesso nome, ad esempio questo Do e questo Do, i suoni nel mezzo, o anche se non si vedeva bene questo Do e questo Do, i suoni che, i tasti che intercorrono tra un suono e l'altro con lo stesso nome sono 7 bianchi, escludendo uno dei due Do, e 5 neri, quindi 12 suoni. Ecco, Schoenberg indica di costruire la composizione su una successione di questi 12 suoni, successione congegnata in modo da evitare che un suono diventi più importante degli altri, dunque diventi una sorta di elemento verso il quale tutti gli altri tendono. Ecco, per ottenere questo, il principio poi di base è che nella serie, nella successione di questi suoni in questa serie, nessuno di questi suoni dovrà essere ripetuto prima degli altri, prima che vengano proposti tutti gli altri. E questa serie però non possiamo immaginarla come una sorta di melodia da cantare, perché a volte effettivamente è qualcosa che può essere intonato, qualcosa che viene presentato come se fosse una melodia, ma a volte invece non viene presentato come tale e nondimeno però sta alla base di tutta la composizione. Nel caso delle variazioni, perché la serie che sta alla base di tutto, la sentiremo una volta, ma la sentiremo nel terzo brano, dunque non oggi, ma nel prossimo incontro. Quanto a questo primo brano, è tutto basato su un principio che potremmo definire di simmetria. È di simmetria il principio di organizzazione della grande forma, costruita in tre parti, che possiamo chiamare A, B, A, delle quali la prima e la terza simili e la seconda contrastanti. Questa è la prima, questa è la terza, questa è la seconda contrastante. Si vede anche dal tipo di movimento. Questo principio di simmetria viene applicato ad ogni livello della composizione, in questo brano, continuamente. E lo troviamo in particolare nella distribuzione delle note. Le note, ad esempio, all'inizio vediamo che vengono distribuite in modo da creare una successione che arriva a un punto di simmetria, questo tasto, dal quale poi torniamo indietro. Lo possiamo vedere e anche in questo caso sentire. Adesso torniamo indietro. Punto di partenza. In alcuni casi, però, questa simmetria viene come occultata, nel senso che la vediamo nella distribuzione delle altezze sulla carta, ma attraverso altri elementi, ad esempio il forte, il piano, il legato, lo staccato, non ne abbiamo questa così chiara percezione all'ascolto. Deliberatamente non ne abbiamo percezione all'ascolto. Un altro aspetto importante e significativo di questa composizione è proprio che ci sono moltissime indicazioni su cosa l'esecutore deve suonare.
Viene a lui richiesta una, o a lei richiesta una grandissima concentrazione e ad esempio continuamente Webern chiede di rallentare. Perché chiede di rallentare? Perché evidentemente ha in mente una temporalità che non è la temporalità dell'orologio, del cronometro, del metronomo, ma è una temporalità morbida, flessibile come la nostra temporalità, con accelerazioni e rallentamenti. Sappiamo del resto che lui aveva un'idea di grande espressività da parte dell'interprete e lo sappiamo proprio dal primo esecutore di queste variazioni, Peter Stadlen, che le provò assieme a lui e appunto ci dice, mentre cantava, Weber urlava, agitava le braccia, batteva i piedi, tentando di esprimere quello che chiamava il significato della musica. Poche note erano come cascate di suoni. Ecco, poche note, ma del valore di cascate di suoni, rispetto alle quali appunto Weber chiede questa testimonianza un grandissimo sforzo. Sforzo che è anche uno sforzo di tipo fisico. Avete visto che questa è una musica molto fisica, è una musica nella quale molto spesso l'esecutore è chiamato a intrecciare, a incrociare le braccia. Anche qui si crea una tensione nell'esecutore, tensione che si trasmette all'ascoltatore, che non è solo ascoltatore, ma è spettatore, e dunque partecipa e si interroga sul perché di questa gestualità. Gestualità che a volte complica cose che sarebbero semplicissime, ma è una complicazione che appunto ha una finalità di tipo espressivo. E dunque, credo che sia importante sottolineare come una composizione come questa è una composizione che ha una forte, una potente carica di tipo espressivo, carica richiesta da Webern, che sappiamo addirittura, sempre da Stadlen, che all'esecutore chiedeva molte più cose di quante addirittura non ne aveva indicate, e sono molte sulla partitura. E questo è anche importante perché ci invita proprio a superare un'idea della musica di Webern che, proprio perché così rarefatta, sia quasi glaciale, laddove invece è una rarefazione che è densa appunto di espressività. Con questo io vi invito a riascoltare nuovamente questo brano, e cercando di ricollegare anche quanto ho detto durante questi minuti, e vi do appuntamento alla prossima videopillola, dove ascolteremo il secondo e il terzo dei brani delle variazioni opera 27. E con questo grazie dell'attenzione e buon ascolto.